Buon pomeriggio, amministrative al Comune di Città Sant'Angelo. Conosciamo altre due liste e ovviamente che esprimono altri due dei tre candidati nella città angolana. Simona Rapagnetta, alla mia destra. Buon pomeriggio, Simona. Buon pomeriggio a voi. Per la lista Sì Amo, che è poi un gioco di parole, se vuole ce lo posso anche spiegare, che candida sindaco, il sindaco uscente Matteo Perazzetti. E buon pomeriggio ad Annalisa Colatriani. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che per la lista Ci Sta Seracini, anche questo mi sembra sia un bel gioco di parole, che candida sindaco Stefano Seracini. Comincio da lei, Rapagnetta. Ci presenti innanzitutto la lista, come è composta, certo, chi ne fa parte, quali sono le vostre motivazioni? Allora, come diceva lei benissimo prima, noi il nostro acronimo è SIAMO, ed intendersi nel duplice significato di SIAMO, noi siamo una squadra forte che in questi 5 anni ha dimostrato una grande determinazione, una grande unità, ma soprattutto una solidità che ha permesso comunque a questo ente di poter mettere in campo importanti progettualità, molte delle quali già assolutamente definite. E Sì Amo nel senso che noi amiamo il nostro territorio ed è il punto di forza che ha fatto sì che tutto quello, che le tante idee, che tanti progetti che 5 anni fa abbiamo offerto alla comunità siano stati realizzati. Il 77% del programma elettorale di 5 anni fa è stato consegnato agli angolani, quindi questa forte spinta è quella che poi ha in qualche modo contraddistinto il percorso di questa amministrazione. Quanto mi riguarda, Lisa Colatriani ci presenta la lista Ci Sta Seracini Sindaco, chi ne fa parte, quali sono le vostre motivazioni? Sì, certo, la lista Ci Sta, come ha detto già lei, è un, se vogliamo, un gioco di parole perché si presta almeno a due interpretazioni. Ci Sta come acronimo di Città Sant'Angelo, ma anche e soprattutto Ci Sta per Città Sant'Angelo come alternativa. Alternativa perché la nostra è appunto una lista alternativa. Il nostro slogan è l'alternativa ci sta, perché siamo una lista composta da cittadini, tra virgolette, normali, nel senso al di fuori della politica, che non hanno esperienza politica, chiaramente fatta eccezione per il candidato sindaco che è Stefano Seracini, e anzi partiamo dalla sua esperienza come consigliere comunale d'opposizione, per proporre un programma alternativo. Alternativo prima di tutto perché intendere coinvolgere attivamente i cittadini di Città Sant'Angelo, che quindi devono farsi parte attiva sia per la realizzazione del programma, sia per la condivisione di tutte le scelte che riguardano il territorio. Colatriani, diamo uno sguardo ai 5 anni che si stanno chiudendo di consigliatura. Sì. Che valutazione date come lista alternativa al centrodestra e centrosinistra fondamentalmente? Sì, appunto, come dicevo prima, noi rappresentiamo un'alternativa e riteniamo comunque che in questi 5 anni, che comunque diciamo erano partiti come cambiamento rispetto a una lunga gestione amministrativa, quindi avevamo avuto a Città Sant'Angelo diverse consigliature a maggioranza di centro-sinistra, anche se poi anche la lista Siamo si presenta come lista civica, come in quasi tutti i comuni, ma in realtà poi abbiamo visto che anche in questa, diciamo, in questo quinquennio, in questa consigliatura, in questo quinquennio di giunta, alla fine si è avuta la stessa politica partitica, cioè lontana da quello che vogliono i cittadini. In che senso? Facciamo un esempio. E io lancio questa proposta, secondo me, ma ho avuto anche dei riscontri dalle persone parlando per strada, se si mettesse a referendum, quindi si desse la parola ai cittadini su determinati argomenti, ad esempio la famosa questione, famosa per Città Sant'Angelo, ma non solo, del biodigestore, io sono convinta che i cittadini di Città Sant'Angelo sarebbero contrari. Però fino adesso non è stata data nessuna parola ai cittadini. Non solo, ma non è stata presa neppure una posizione chiara, e questo non ritengo che sia fare il bene del territorio, perché il territorio di Città Sant'Angelo, un territorio che io conosco sia per lavoro, sia per nascita, per crescita, è un territorio meraviglioso, cioè la posizione di Città Sant'Angelo è meravigliosa,
ed è composta in maniera variegata da un centro storico, da un centro comunque come la Marina di Città Sant'Angelo, che noi chiamiamo Città Sant'Angelo Marina, la Marina che invece ha un altro tipo di vocazione, quindi più vicino alla costa, un territorio anche più urbanizzato andando verso i centri commerciali, ma c'è anche la bellissima realtà della campagna urbanizzata di Città Sant'Angelo, nel senso che negli altri comuni, quello che perlomeno ho potuto constatare anche per motivi di lavoro, perché attualmente lavoro fuori da Città Sant'Angelo, le città in genere sono composte da diciamo territori diversi, cioè abbiamo un centro e poi le periferie sono seconde case, ruderi, abbandonati, mentre invece il nostro territorio si presta alla valorizzazione della campagna e quindi anche del compostaggio di prossimità. Cioè noi potremmo... Come sono stati questi 5 anni, Ravagnetta? Allora, innanzitutto mi permetto di contraddire la collega, perché sul discorso biodigestore noi in realtà abbiamo fatto diversi incontri con la cittadinanza. Abbiamo anche offerto la possibilità di, come dire, snocciolare da tecnici quelli che erano, diciamo, le caratteristiche, quelle che potevano essere i punti di forza o i punti di debolezza di questo progetto, insomma, che anni fa è in qualche modo venuto alla luce. Quindi in realtà il confronto c'è stato, perché poi in questi 5 anni abbiamo sempre tenuto a mantenere un contatto diretto con la cittadinanza, a confrontarci con le problematiche che andavano ad insistere su ogni zona della cittadinanza, senza tralasciare nessuna di anche le zone, diciamo, un po' più periferiche o le zone un po' più critiche. Quindi il confronto c'è sempre stato e siamo stati sempre aperti a iniziative, diciamo, proposte che potevano pervenire dalla cittadinanza, se ovviamente ritenute valide. E 5 anni sono stati 5 anni impegnativi, 5 anni in cui abbiamo avuto una leadership importante, che è quella di Matteo Perazzetti, che non si è posto da capo, ma il gruppo ha riconosciuto la leadership, quindi è una cosa un pochino diversa, perché in lui abbiamo avuto un riferimento importante in tutte le situazioni. Covid sicuramente quella più diciamo che ha toccato le nostre vite in maniera preponderante tutti i giorni, perché io ricordo il sindaco che in maniera costante, quotidiana, comunque faceva questa diretta con le quali i cittadini comunque avevano un appuntamento che in qualche modo li rassicurava o li teneva comunque in maniera aggiornata. Questi 5 anni, nonostante il Covid, nonostante questi 2 anni di fermo obbligato, sono stati anni nei quali abbiamo puntato a portare a casa tanti risultati importanti per la comunità. Questo opuscolo, questa brochure che diciamo abbiamo come dire, inteso offrire alla cittadinanza, non è altro che la dimostrazione chiara, ma quanto più anche con immagini, di quanto lavoro sia stato profuso in questi 5 anni, lavoro non contestato, perché insomma le immagini parlano chiare. Un lavoro che probabilmente, quando noi abbiamo cominciato comunque a stilare questa lista dei lavori fatti, neanche noi ricordavamo avessimo fatto così tanto, nonostante, ripeto, questi 2 anni così importanti. Quindi lei ritiene che con i prossimi 5 anni ci debba essere continuità, allora, o sì, elementi di scontinuità? Io l'appello, insomma, che mi permetto alla cittadinanza angolana è questo, cioè quello della continuità, perché sono il programma elettorale attuale è una prosecuzio naturale rispetto a quello che noi abbiamo già messo in cantiere. Quindi un cambio comunque in qualche modo di amministrazione ben potrebbe portare dei ritardi o delle modifiche che potrebbero inevitabilmente andare ad incidere sui tempi di realizzazione di opere importanti che ci sono. Mi viene da pensare alle scuole, mi viene da pensare al sistema di sorveglianza, all'implementazione della sicurezza. Noi abbiamo nel nostro programma elettorale un punto al quale tengo particolarmente, che è quello del discorso della caserma dei carabinieri, che abbiamo inteso in una zona, diciamo, anche con delle problematicità. Quindi sono tante le progettualità e gli impegni che vogliamo prenderci in maniera coerente con la cittadinanza. Quindi un cambio di amministrazione sicuramente ben potrebbe incidere
su dei ritardi o comunque delle modifiche che ovviamente ogni nuova amministrazione vorrà mettere come imprinting rispetto a... Con la Triani, per quanto vi riguarda, ci sono elementi di continuità che vorreste mantenere con questa amministrazione o in totale discontinuità? Allora, io come ho detto prima, noi partiamo dall'esperienza come consigliere di opposizione del candidato sindaco Stefano Seracini. E da questo punto di vista anche la maggioranza non può che ammettere che quando le proposte si sono rivelate positive, cioè nel senso che a nostro giudizio o comunque a giudizio del consigliere Seracini avrebbero avuto comunque dei riscontri positivi per la popolazione, sono state appoggiate. Quindi il nostro non è un no ideologico o a priori, come purtroppo spesso sto avendo modo di constatare adesso anche direttamente avviene, cioè si fa del parlare male dell'avversario il principale argomento. No, assolutamente non è questo, non è questo assolutamente. Quindi se ci saranno delle proposte positive verranno anche sostenute. È chiaro che ci sono dei lavori già avviati, ma dobbiamo anche ricordare che tutti questi lavori importanti di cui parlava l'assessore Rapagnetta sono comunque frutto di fondi ministeriali, regionali, comunque quindi frutto di anni precedenti che devono essere utilizzati. Poi anche sulla maniera di utilizzare questi fondi, quando è possibile, io ritengo e tutta la lista ritiene che debba essere consultata la popolazione. Ad esempio, continuando il discorso che stavamo facendo prima sulla partecipazione, che è il punto principale del programma. Ecco, come saranno state fatte delle assemblee pubbliche, però io ritengo che non sia, per quanto riguarda la questione del biodigestore, io ritengo che non sia una partita neutra. Cioè, il sindaco deve prendere posizione, l'amministrazione deve prendere posizione, cioè il sindaco deve indicare per il bene dei cittadini di Città Sant'Angelo, del territorio, dello sviluppo del territorio, è un bene o un male? E noi mettiamo nero su bianco che secondo noi è un male, ma non è un motivo ideologico. Cioè io ho fatto anche nel mio piccolo delle ricerche per vedere cosa potesse produrre un biodigestore. Poi qui bisogna vedere di che tipo di biodigestore parliamo. Qui non parliamo dei rifiuti di Città Sant'Angelo, che quindi a livello di materia organica vengono trasformati in digestato, non in compost. Qui parliamo dei rifiuti di esattamente quale grandezza parliamo, perché Città Sant'Angelo sarebbe il minimo del minimo. Ripeto, come dicevo prima, Città Sant'Angelo potrebbe azzerare addirittura il rifiuto organico, già solo per il territorio che ha. Chiaramente, faccio un esempio, Pescara è la città, è tutta la città metropolitana, non ha il territorio di Città Sant'Angelo. Quindi perché Città Sant'Angelo dovrebbe, tra virgolette, raccogliere questi rifiuti che poi non producono compost ma digestato, che quindi produce anche dei gas e di cui non si conoscono le conseguenze? E per quanto riguarda le opere, un'altra proposta che io lancio, in molti comuni esiste comunque già la realtà del bilancio partecipato partecipativo. Perché non introdurlo anche a Città Sant'Angelo? Certo, parliamo di una piccola percentuale del bilancio di previsione, una piccolissima, però perché non iniziare? E non parliamo di cose astratte, perché magari si potrebbe contestare dicendo ma magari sono dei sognatori, degli idealisti. Il bilancio partecipativo è questo, cioè in quella contrada, perché poi ha un riferimento territoriale, è la popolazione che decide che c'è bisogno di più telecamere, di videosorveglianza, o magari è una zona tra virgolette più sicura e invece c'è bisogno della costruzione di un nuovo parcheggio con quei soldi pubblici. Mi sembra che la partecipazione è un po' la parola d'ordine del vostro programma, della vostra proposta e della proposta di Seracini. E mi sembra anche di capire che l'argomento biodigestore tiene banco in questa campagna elettorale, ma anche dopo sicuramente. Quali sono invece le vostre priorità di programma? Allora, le nostre priorità sono tante, sono in vari settori. Allora,
Cerchiamo un po' di sintesi. Sì, sintesi, va bene. Allora, dicevo il discorso della sicurezza, quindi di implementare ulteriormente il sistema di videotelecamere presenti sul territorio. Il discorso della ristrutturazione degli edifici scolastici, già in buona parte sotto gli occhi di tutti, perché insomma buona parte degli edifici scolastici sono stati ripristinati e ristrutturati in maniera assolutamente conforme alle normative antisismiche. Una cosa importante è relativa proprio al discorso della differenziata. Io in questi 5 anni sono stata l'assessore di riferimento sul discorso delle partecipate e delle igiene urbane e qui l'intento dell'amministrazione è quello di come dire, andare a valorizzare, ad ottimizzare il sistema di raccolta porta a porta, perché noi siamo partiti comunque nel giugno 2019 che la differenziata era all'incirca sul 20%, oggi in maniera assolutamente orgogliosa, ma quanto più orgogliosa degli angolani che hanno risposto in maniera ineccepibile a un cambiamento di vita radicale, perché poi la differenziata, il porta a porta incide sulla vita di ciascuno di noi inevitabilmente. Oggi raggiungiamo quasi il 70%, quindi c'è stata comunque una risposta ottima dalla cittadinanza. L'amministrazione, quando si è insediata, ha inteso migliorare fattivamente quelli che erano, diciamo, le lacune che la progettualità già esistente poteva, diciamo, abbiamo rilevato poteva avere, ed effettivamente abbiamo quindi come dire, ampliato la platea dei servizi da offrire alla cittadinanza. Quindi oggi questa amministrazione vuole fare uno step successivo e quindi vuole fare in modo che il porta a porta venga valorizzato e per essere quanto più possibile vicino alle esigenze dei cittadini, quindi con un sistema di informatizzazione del rifiuto. E quindi questa è una cosa importante, perché ovviamente anche lì si andrà comunque a snellire le procedure di conferimento e si andrà anche ad alleggerire il carico sugli operatori che quotidianamente ed in maniera assolutamente encomiabile svolgono le loro attività sul territorio. Poi sono tante altre, anche sul sociale, parliamo del centro dopo di noi. Questa amministrazione vuole valorizzare una struttura presente da anni sul territorio, ma che oggi non ancora diciamo, ha in qualche modo avuto una funzione chiara, quella dell'ex mercato del fiore, per creare proprio questo centro destinato a diciamo, persone che ovviamente a quelle famiglie che vivono particolari situazioni di criticità e che quindi intendono giustamente pensare ad un futuro per i propri cari. Senta, Pagnetta, proseguiamo anche un discorso prima avviato dalla Colatriani. Quali sono le vocazioni di Città Sant'Angelo che devono ancora essere valorizzate? Allora, sicuramente credo che Città Sant'Angelo possa offrire davvero tanto sul discorso enogastronomico. Città Sant'Angelo è un territorio meraviglioso che offre una molteplicità di risorse, il vino, l'olio, ma non solo. C'è davvero diciamo, un connubio ancora da scoprire, a mio parere, nonostante quotidianamente vediamo comunque turisti che che comunque percorrono le strade del nostro paese e rimangono incantati. Però c'è ancora da fare tanto su questo, cioè ancora la promozione turistica enogastronomica è un qualcosa che deve ancora essere conosciuto in maniera preponderante. Quindi questo è un settore sicuramente da valorizzare. Ma anche sul discorso comunque di una migliore sicurezza da garantire, e questo l'abbiamo fatto in gran parte e continueremo a farlo, sugli edifici scolastici, perché io sono madre di un ragazzo di questi 12 anni e la premura di noi genitori è che questi ragazzi vadano a scuola in maniera sicura. Quindi il discorso del rifacimento, della ristrutturazione, della messa a norma di quegli edifici che ancora oggi sicuramente ha bisogno di ancora delle modifiche, costituisce un principio cardine, oltre al fatto che uno dei nostri obiettivi è andare in quanto più possibile incontro alle famiglie che lavorano, quindi puntare ad un sistema di scuola a tempo pieno. Perché? Sì, Colatriani, quindi riprendiamo il discorso di prima, di queste vocazioni che lei prima ha descritto, ha dato delle specifiche la Rapagnetta, invece per quanto vi riguarda quali vanno ancora valorizzate di queste vocazioni? Allora, noi siamo d'accordo, come ho detto prima, sulla valorizzazione del territorio, sulla vocazione di Città Sant'Angelo, che è un territorio meraviglioso.
E per questo noi abbiamo anche una proposta per rilanciare, o comunque per fare qualcosa per rilanciare sia il centro storico sia il territorio, che si lega ai prodotti locali, che è quella del favorire sia a livello pubblico che privato ed implementare l'attività ricettiva e le attività enogastronomiche, come diceva l'assessore, per esempio con gli alberghi diffusi. Perché il nostro è un territorio che si presta a questo, anche perché secondo la legge regionale, che comunque è stata, diciamo, è ancora poco applicata in Abruzzo, questo discorso si lega proprio alla promozione del territorio. Cioè questo tipo di ricettività diffusa deve fondersi con le manifestazioni locali, con i prodotti locali. E a questo proposito noi intendiamo valorizzare le contrade, i territori. Cioè il comune deve farsi carico di promuovere tutte le manifestazioni sul territorio, non solo, diciamo, quelle che tutti conoscono, che sono, diciamo, un simbolo di Città Sant'Angelo, sicuramente dall'Etna al Gran Sasso o anche Festa in Corso, ma non solo, abbiamo il Carnevale Angolano. Queste, diciamo, sono che ha anche un valore storico notevole. Ecco. A mio avviso è forse la manifestazione più bella, perché appunto perché riunisce le contrade, ma soprattutto anche contribuire alle manifestazioni locali delle contrade. Noi abbiamo dei borghi bellissimi perché abbiamo un territorio amplissimo, quindi il territorio di Villa Cipressi, anche quello è un borgo che è ancora poco conosciuto e, diciamo, un po' secondo la popolazione anche un po' abbandonato, anche per quanto riguarda le piccole iniziative che potrebbero prendersi, perché non è... Lei come lista, qual è il primo atto, la prima azione che vi aspettate da Seracini Sindaco? La prima cosa che dovrebbe fare? La prima cosa è presentarsi in consiglio, ad illustrare il programma e a dire che c'è un nuovo paradigma. Cioè da oggi praticamente la parola principale è la partecipazione, quindi la parola va data ai cittadini. Questo per quanto riguarda le idee, per quanto riguarda le esigenze. Poi per quanto riguarda la realizzazione, chiaramente ci si avvale delle competenze tecniche. Non so, faccio un esempio, anche per me, per esempio, sì, L'aspetto della sicurezza è molto importante, anche perché è legato al mio lavoro. Io sono un ufficiale di polizia locale. Per quanto riguarda l'ampliamento della videosorveglianza, è vero, è necessario ed importante, per me una delle priorità, perché purtroppo il nostro territorio ha conosciuto anche purtroppo episodi molto negativi continuati di furti in case singole, quindi la videosorveglianza è importante, ma anche in quelle vie, in quei quartieri dove adesso non c'è appunto videosorveglianza, ma e anche per questo ci sono delle proposte concrete, perché ci sono dei finanziamenti per i patti con la sicurezza, quindi un coordinamento interforze tra appunto le forze di polizia sul territorio. Rapagnetta, invece, per quanto vi riguarda, qual è il primo atto che vi aspettate dal sindaco Barazzitti bis? Ma il primo atto che ci aspettiamo è che lui prosegua sulla strada intrapresa. Cioè vogliamo una continuità e vogliamo che tutti i progetti che sono stati già messi in cantiere vengano proseguiti. Quindi vogliamo un Matteo Barazzitti che sia al pari il sindaco che in questi 5 anni ha portato fatti sul territorio. Quindi non c'è un atto in particolare, perché diciamo che in merito al nostro programma tutto ciò che abbiamo scritto ci sta particolarmente a cuore. Io prima ho dimenticato un progetto importante che è il Pinqua sulla zona di via Costiera e via Matrino, che comunque andrebbe a riqualificare l'area e andrebbe comunque a prevedere l'ubicazione di un centro, di un'area sportiva. Quindi di progetti tanti, quindi quello che noi chiediamo oggi alla cittadinanza è semplicemente di offrire a Città Sant'Angelo l'ulteriore opportunità di crescita, e che dia, diciamo, una crescita che sia lungimirante, perché poi progetti così importanti, anche quelli che già abbiamo compiuto, non sono di immediata esecuzione. Quindi il fatto che tanto sia stato realizzato è segno evidente che c'è stata un'amministrazione
presente, un sindaco che comunque ha in maniera quotidiana come dire, curato ed eseguito quelli che erano le nostre prospettive e il nostro programma elettorale, e che continuerà sicuramente su questa strada, perché la squadra è consolidata, è solida, è una squadra di persone competenti che non si sono mai come dire, tirate indietro, neanche nei momenti peggiori, dove il mondo intero non sapeva cosa ci avrebbe aspettato. Quindi, insomma, un minuto a testa per rivolgervi al vostro elettorato, all'elettorato di Città Sant'Angelo, città dell'elettorato angolano. Annalisa Colatriani, perché scegliere la lista Ci sta Saracini, Ci sta Saracini sindaco, e esprimere ovviamente la preferenza per il candidato Stefano Saracini? Allora, come ho detto prima, l'alternativa ci sta. Ci sta perché comunque mi sono resa conto che addirittura molti cittadini non erano neppure a conoscenza che ci fosse una lista alternativa civica. Quindi il nostro programma è basato sulle esigenze dei cittadini, ma ci tengo a precisare che votando noi si votano delle persone, ma si votano delle idee concrete. Faccio un esempio, perché prima non ho avuto modo, per quanto brevemente. Io ieri sono stata nel via Terno Pescara, nell'area cosiddetta del mercato e del vivaismo del Fiore, che è un'area provinciale, poi c'è anche un parco comunale, che è in completo abbandono. Allora, io sono nata, cresciuta, adulta e anche oltre, ho lavorato tanti anni a Città Sant'Angelo, ho visto quell'area sempre così, da anni e anni e anni. Quindi vogliamo cominciare a fare qualcosa di concreto? Almeno iniziamo, dateci la possibilità, perché l'alternativa ci sta. Abbiamo visto amministrazioni pseudociviche di destra e di sinistra, cambiamo. Poi ci giudicherete voi. Simona Rapagnetta, perché invece votare la lista Siamo e il candidato sindaco Matteo Raperazzetti? Allora, il mio appello sarà molto diciamo, semplice, nel senso che la cittadinanza ha avuto modo di avere visione di questo vademecum, di quello che è stato l'operato dell'amministrazione Perazzetti in 5 anni. Tanto abbiamo fatto, sicuramente c'è da fare meglio, e quello che noi chiediamo oggi è l'opportunità di darci, diciamo, di far sì che l'amministrazione continui a realizzare i propri progetti, esattamente come in questi 5 anni ha portato a compimento il 77% del proprio programma elettorale. La squadra è solida, è una squadra rodata, e le nuove persone che hanno inteso comunque unirsi a noi sono persone che al pari hanno sicuramente porteranno una freschezza e una vivacità che faranno la differenza. Grazie a Simona Rapagnetta, che ha parlato per la lista Siamo, che candida a sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Raperazzetti, e grazie ad Annalisa Colatriani, che ha parlato per la lista Ci sta Saracini sindaco, che candida a sindaco Stefano Saracini. Buon voto. Grazie. Grazie.